Sì, la legge del Parlamento è del novembre 2012, quindi una delle ultime cose che ha fatto, diciamo, il governo Monti, e quindi ha questa efficacia per le amministrative. Sarà la prima volta che le amministrative si voterà con la possibilità di esprimere due preferenze, quindi un uomo e una donna, oppure un solo uomo, una sola donna, un solo uomo. Però mi piace sottolineare, perché così passa una corretta informazione, perché mi sono resa conto che a pochi giorni alla scadenza di questa campagna elettorale ancora non si sa come e cosa si possa fare. Allora io voglio dire che non c'è nessuna quota, quindi si sente parlare di quote, non ci sono quote, perché non c'è nessuna garanzia di risultato, ma semplicemente si dà all'elettore l'opportunità, ove volesse, di esprimere due preferenze. Se si avvale di questa facoltà, e allora le due preferenze vanno a due generi diversi, un uomo e una donna, un uomo. Ma c'è di più: se l'elettore sbaglia o l'elettrice sbaglia, quindi dà due preferenze allo stesso sesso, quindi o due uomini o due donne, si annulla la seconda preferenza, ma la prima resta valida, quindi comunque viene garantito e tutelato l'esercizio del diritto di voto. E quindi non c'è il pericolo di sbagliare? No, non c'è pericolo che si perda il voto, sì. Ecco, perché comunque la prima preferenza viene salvata in ogni caso. Anche noi di Femmina TV, la interrompo solo un attimo, ci siamo resi conto che non c'è ancora questa conoscenza della possibilità di scegliere, di poter dare un'opportunità in più, ed è una legge diversa da quella che c'era un tempo, dove si relegava una percentuale le candidate che poi potevano anche non passare, quindi una garanzia maggiore. Sì, diciamo che c'è una facoltà, viene lasciato all'elettorato la discrezione di scegliere, quindi non c'è nessuna obbligatorietà di procedere in un senso piuttosto che in un altro, ma viene rispettato quello che è il diritto di voto, cioè io elettore sono libero di scegliere se continuare a votare una sola persona o se invece votare due persone, in tal caso chiaramente votare un uomo e una donna. E quello che trovo veramente sconfortante, devo dire, che ad oggi, praticamente a pochi giorni dalla consultazione elettorale, addetti ai lavori, perché parliamo di assessori provinciali che ho incontrato qualche minuto fa, non conoscevano l'esistenza di questa legge, per cui dico è inconcepibile. Io come la commissione mi sono fatta carico di divulgare la notizia, di andare personalmente nei territori, come oggi siamo qui a Locri, ma possiamo dire che stiamo facendo una sorta di staffetta ideale con il vice della giunta regionale, con Antonella Sasi, la dottoressa Sasi, che contestualmente l'iniziativa che io sto portando avanti qua a Locri la sta facendo a Isola Capo Rizzuto, proprio per promuovere questa legge che non è conosciuta, ed è, come dire, mal comune mezzo gaudio, aver appreso che non solo in Calabria non è conosciuta questa possibilità di votare, ma è molto diffuso il problema. Quindi devo dire che i partiti sono stati poco attenti, perché avrebbero dovuto cominciare una campagna elettorale incisiva, molto incisiva, e rappresentare all'elettorato questa possibilità. Speriamo di poter rimediare in tempi brevi. Cosa vuol dire? Che c'è poca attenzione a quella che può essere la potenzialità, cioè di avere più donne a decidere la cosa amministrativa? Sì, secondo me sì. Secondo me questa è la lettura, ed è per questo dico è sconfortante, perché l'idea di avere un'opportunità del genere, e che potrebbe portare, ove insomma venisse divulgata e venisse attenzionata in maniera precisa, potrebbe portare anche a un cambiamento radicale, perché noi soprattutto in Calabria abbiamo consigli comunali, ma avevamo un consiglio regionale senza donne fino a un mese fa, no? E se non ci fossero state le politiche, noi non avremmo chiuso una legislatura senza avere un'espressione di genere femminile all'interno di un consiglio regionale. Quindi c'è evidentemente questo timore di divulgare, di rappresentare questa opportunità. Tempo fa abbiamo assistito come Femmina TV all'apertura dell'anno giudiziario, e un magistrato donna diceva che anche all'interno dei tribunali è cambiata la visione, il concetto e la posizione della donna come soggetto vittima di diversi reati. Ora non ci fermiamo sul femminicidio, non parliamo delle questione legata alle donne, ma sicuramente laddove arrivano le donne c'è una maggiore sensibilizzazione alle problematiche delle donne, quindi questo dovrebbe succedere anche in politica.
Ecco, infatti l'auspicio è proprio quello, perché l'attenzione a certi problemi chiaramente può venire da chi li vive quei problemi, li ha vissuti, chi ha una sensibilità e ce l'ha, perché veramente appartiene a quel genere, altrimenti non hai quel tipo di sensibilità. E i problemi, appunto, adesso magari stiamo parlando di un altro argomento, ma ci possiamo misurare invece sulla drammaticità degli omicidi nei confronti delle donne, dei femminicidi, li possiamo chiamare come vogliamo, purtroppo poi non cambia il risultato, è dovuta anche una scarsa attenzione da parte di un Parlamento che è composto in maniera prevalentemente maschile, ha sempre posto poca attenzione alle politiche della famiglia in generale. Noi abbiamo, insomma, un paese dove ci sono pochissimi asili nido, non abbiamo servizi di cura adeguati, tutto ricade sulle donne, ed è chiaro che una maggiore presenza femminile, a partire dai consigli comunali, poi ci auguriamo che questa stessa cosa accada nei consigli regionali e un Parlamento, si dovrebbe pensare a costruire una società migliore per tutti, perché una società più civile, una società più giusta, una società migliore per tutti. La reazione è: meglio vive la donna all'interno di un nucleo familiare, un nucleo lavorativo, meglio vivono tutti in pratica. Noi di Femmina TV stiamo portando avanti questa sorta di campagna di sensibilizzazione. Pare che la Calabria stia cambiando proprio grazie alle donne, secondo lei è anche così? E io lo sostengo da quando faccio politica. Io sostengo che solo le donne possono cambiare questa terra, in tutte le famiglie, a qualunque estrazione a esse appartengono. Io credo che soltanto davvero le donne possono cambiare, perché hanno un modo di approcciarsi diverso, e quindi serve che ci siano le donne nei consigli comunali, serve che ci siano le donne nei consigli regionali, perché la classe politica poi dà anche gli esempi, no? Quindi questo è importante, che provengano esempi diversi da tanti esempi e spesso poco edificanti. Qui, insomma, qui abbiamo assistito tutti noi, e quindi sono le donne. Adesso, cioè, io dico sempre, c'è un dato che è oggettivo, e di fronte a un'oggettività non si può discutere e non essere d'accordo, no? Ma bisogna prendere il dato scientifico per com'è. Ad oggi la politica, che ha dato spesso, io parlo di politica chiaramente in generale, a livelli di Parlamento e di governo, non ha dato tanti esempi poco edificanti, no? Ma era appannaggio esclusivamente maschile, pertanto lasciamo un po' di spazio alle donne, magari vediamo cosa facciamo, fare degli esempi migliori di quelli che ad oggi abbiamo avuto. Ed è con questo che noi concludiamo, la ringraziamo per essere stata ospite nella nostra emittente. Il messaggio è lo stesso: dalla provincia di Catanzaro e di Reggio Calabria, nelle quali trasmettiamo, vi state avvicinando al voto, e che voi siate uomini o donne, scegliete due preferenze. Arrivederci.